un solo minuto. C'è un messaggio che arriva dall'Italia, in particolare dalle persone vicine ad Alessandra. Che hanno vinto loro. Che hanno vinto tutti loro, non so perché oggi hanno vinto tutti. E il messaggio dice che tu sei il nostro oro. E parte così. Poi ha detto che lo devi terminare tu, parlando della tua terra e di quello che senti oggi. Vabbè, lasciamo perdere. Ma perché se mi dovete mettere in greco. No, che devo dire che alla fine sono qua, siamo in Cina, ma non mi sembra di essere tanto in Cina stasera, mi sembra di essere più davvero a casa. C'è tutta la federazione presente, c'è un parte della mia famiglia, ci sono i miei amici, c'è la Maremma che da una parte mi ha sostenuto insomma in questo quadriennio per i miei allenamenti in loco. E quindi... 3 anni e uno non hai fatto niente. Vabbè, 2 anni e mezzo dai, mi sono presa un po' di vacanza. E quindi no, sono contenta di... comunque di essere riuscita ancora una volta a portarvi qualcosa, a darvi qualcosa, almeno un'emozione, una medaglia, perché insomma sinceramente quando sono entrata in acqua per l'ultima regata per me è stato difficile, ma nello stesso tempo è stata forse anche la grande forza che ho avuto di riuscire a tirare fuori il massimo che potevo dare. Insomma, a casa non potevo tornare senza niente, perché sennò veramente dopo tutto il casino che avevo tirato su non potevo tornare a casa, dovevo trasferirmi all'estero. Quindi però vi ringrazio solamente tutti quanti, ringrazio davvero tutti per quelli che mi hanno sostenuto, che mi hanno sempre insomma appoggiato, hanno creduto in me. Quindi grazie a tutti e godiamoci questo momento. Thank you.